Buonasera, linguista triestino, Valtiro, una ragazza qualunque, Clo Arsun, buonasera, come state? Quanta bella gente! Tutti a vedere le avventure grafiche a New York, non a Brembate di sotto. Brembate di sotto non succede mai niente, è un mortorio Brembate di sopra, invece c'è almeno il pub. È chiuso però adesso, c'è la quarantena, di social distancing, non ci può andare, Brembate di sopra. Buonasera, ben arrivati. Come state? È vero che poi si va a casa tua, allora niente, andiamoci a New York, esatto, perfetto. Val di Catania, ma dove siamo? Dove andiamo? I demoni lasciamoli agli americani, c'è già Trump, peggio di così non possono stare. Sta a posto. I demoni sono l'ultimo dei loro problemi. Solo io lo sento bassissimo, forse devo avvicinarmi un po' al microfono, ma no, non cambia niente perché il microfono pre... Sì, alza il volume, Arsun, perché... Ti si sente leggermente piano? No, io lo sento bene. Devo andare a sentirmi? Ora bene, ok, era leggermente distante il microfono, l'ho avvicinato. Va bene. Come state, cari? Ah. Stasera giochiamo a Anavowed. Che cacchio vuol dire Anavowed? Traduzione Unavowed. Inconfessato. Non avrei mai saputo in vita mia che vuol dire inconfessato. Ma nel senso che non ha fatto la confessione o nel senso che non ha confessato? Cioè nel senso religioso, nascosto, segreto, non dichiarato. Va bene, che termine curioso, unavowed. Tutto bene, forse ritorna a lavorare. Dai, Eglò! Dai, tu sei tra quelle che proprio l'ultimo, assieme alle agenzie, viaggi tu, Clo. Ammetto che oggi sono state più tranquille, sono riuscita anche a scrivere un po', cosa che non riuscivo a fare ultimamente. Bene, sono contento che tu ti sia sbloccato un po'. Walter, buonasera, non ho mai sentito questa parola, ma neanche io l'avevo mai sentita in vita mia, quindi segreto, inconfessato, tenuto nascosto, che è diverso da secret. Penso religioso ci sono i demoni, in realtà no, è tenuto nascosto, non è che non ha fatto il sacramento della confessione. Peggio di noi solo le scuole elementari, forse. Io invece oggi ho letto che Seul l'hanno chiusa di nuovo, perché c'è stato di nuovo il picco e hanno detto chiudiamo di nuovo tutto. Quindi fate attenzione che non è passata, come vi dicevo già da un po'. Date piano, state al sicuro, evitate di prenderla, grazie. Vi sarei grato se non mi faceste preoccupare, va bene? Che poi mi preoccupo, io ho una certa età. Potrei essere il papà di metà di voi, quindi. Se poi volete sapere, mi mandate la foto delle mamme e vi dico se sono vostro papà, in realtà. E l'anno che. Quanti anni avete? Io faccio i conti, vi dico quell'anno dov'ero e se. Ma no, nel senso. Ma invece è una notizia esagerata. Secondo YouTuber che vive a Seul dice che non è così grave come dicono i giornali italiani. Ok, meno male. No, non ho approfondito. Ho letto. Il concetto era. Fate attenzione, non è passata, non volevo di disquisire sul se cosa fosse successo perché non ho approfondito, però il fatto che comunque ci sia stato di nuovo un picco vuol dire che non è così passata come ci sembra a noi. Secondo me la seconda ondata potrebbe beccarsi a tanto i giovani perché già sui 40-50 sono già più quieti, sicuramente non è passata per nulla. Comunque ride, ma non mi manda la foto della mamma, lo so, io ho visto. Vabbè, mi ha detto le nostre scemenze inizio live, giusto? Oggi fa un caldo tremendo e non ha aiutato il fatto che oggi stasera ho cenato con il curry alla giapponese, che è molto buono, ma è una botta A calorica, B termica, non da poco. È un piatto più invernale e io sono tutto caldo, caldo ovunque. Ma non posso bere troppo perché come tocco dell'acqua improvvisamente divento un idrante aperto. Buonasera Codino,
Ma no, tranquilli, qui in Lombardia va tutto bene, hanno già scoperto come abbassare il numero di contagiati, non li contano. È un buon metodo, ma ne parlavo l'altro giorno, sai, è tutto vero, ma alla fine avere la certezza di quel numero, il punto è, se ho il dubbio che sia coronavirus, lo tratto come coronavirus, non ho bisogno del foglietto che mi dice sì, è proprio quello, tanto non c'è la cura, non è che ti do la medicina sbagliata, capito? Non abbiamo una cura, quindi siamo tranquilli. Fida che speriamo che le terapie abbiano del senso. Invece in Piemonte oggi è stata la prima 24 ore dall'inizio dell'epidemia in cui non c'è stato neanche un morto. Noi piemontesi ci siamo fatti pat pat sulla schiena, ognuno la sua, perché sennò ci contagiamo, quindi pat pat sulla schiena. Adesso io i tamponi procedono, ma i tamponi servono tanto per fare statistiche, amici, non servono a curare nessuno. Belle le statistiche, me ne frega poco, cioè non è che mia nonna le avessero fatto il tampone sarebbe sopravvissuta, è uguale, non cambiava niente, capito? Con un metodo alternativo, quello tedesco, di darti le cifre che pare a loro, può essere anche quella un'opzione, come le cifre delle manifestazioni, le cifre della questura, le cifre dei manifestanti, qui non si raccontano sempre manifestazioni diverse, questo l'abbiamo notato più volte. C'è sempre uno che conta, non si sa come contino le robe, sono due cifre così diverse che chiaramente i due che contano in due posti diversi, proprio città e manifestazioni. Ma del resto, va bene così, giusto? Tanto non è che ci contiamo, una volta che sappiamo quanti siamo. Va bene, ma non volevo aprire tutto un vaso di Pandora sui tamponi, dai, non era... Cioè, se volete ne parliamo, non è un problema. Questo qua, questo cavo qua, però lo mettiamo di qua. Ecco, che se no, poi io ce l'ho in mezzo ai piedi tutta la sera. Buonasera, dolce incubo, ben arrivata. Il tempo di sera sera, quanti malati, forse ci quanti l'hanno già affrontato in forma più tranquilla, visto che parla di numeri. No, no, di fatti, la cosa comune è tutti i posti, la gran confusione, le notizie e dati. Ma è perché io questa è una cosa che spiego sempre ai miei clienti, che i dati sono belli, senza i dati non fai niente. Ma senza poi un modo intelligente di leggere i dati non servono un cazzo. Se non avete i dati, non sapete niente. Se avete i dati, sapete delle cose. Se li sapete leggere, sapete delle cose giuste, che è diverso. Sono tre passaggi diversi. Dai, abbiamo capito che ci siano dei numeri. Così la gente legge i numeri e poi può passare le ore a discutere su cosa vogliono dire i numeri. Perché se ti spiego cosa vogliono dire i numeri, è un'informazione breve, no? Ti dico, guarda, ci sono questi due numeri, vuol dire che. Tu apprendi l'informazione e è finito. Se io ti do solo i numeri, tu non al bar, ma in videoconferenza, puoi dire, ma ho visto i numeri, questo vuol dire no, ma secondo me allora vuol dire che, ma io ho visto un numero in più, capito? E così fai passare il tempo alla gente che a casa si annoia e sono diventati tutti statistici adesso. Podisti e statistici, si dividono in due quelli in quarantena, i podisti e gli statistici. Sono queste due categorie, in Italia una volta era un popolo di poeti e cantanti, adesso è podisti e statistici. A posto. Se io mangio due panini e tu ne mangi, per la statistica abbiamo mangiato un panino per uno. Esatto. Ma se io ti dico abbiamo mangiato un panino per uno e poi non ti dico quanti siamo, chi ha mangiato i panini, come sono distribuiti, e tu non hai modo, discutiamo a lungo. Dici, ma no, secondo me i ricchi hanno mangiato due panini e i poveri nessuno. Dice, no, ma secondo me ne ha mangiato 1,75, i poveri tra tutti si sono divisi lo 0,25 del panino, eccetera, eccetera, capito? Devi essere più vago nei numeri. Perché se tu mi dici già due numeri che in relazione, il numero piccolo di persone, siamo in due, due panini, mi dici chi ha mangiato un panino e l'altro, lo sai leggere quel dato lì. E chi devo darti dei numeri più confusi? Poi ti dico, il giorno dopo dico, oggi c'è stato un incremento di panino pro capite del 7,2%. Cosa vuol dire? Un panino, non ho mangiato un panino, virgola, 7,2, virgola, non ho capito. Così. Domani mi dici, i panini andati a male sono 820. Sì, ma su quanti? Dove? Quanti ne contati? Il campione chi era? Non lo sai. È così. Devi dare dei numeri a caso con delle scale diverse, dei campioni diversi, così la gente si confonde, discute, sì, capito? E passa il tempo, se no si annoia. È così. Sì, ma io non posso prendermi due CV contemporaneamente. Due CV contemporaneamente. Il coronavirus, ah.
Pensavo curriculum vitae, cioè, se vuoi te ne do anche 4-5, io se li vuoi te li invio via mail. Non è detto che tu non possa prenderne, perché io ti ho fatto il tampone oggi, te lo rifaccio domani, ho due tamponi positivi e il campione uno, capito? E si fa, non è così, non è così difficile far casino con i numeri. Se io prendo uno sano, gli faccio il tampone, gli faccio oggi 7 tamponi, ho 7 tamponi negativi, miglioro subito le statistiche. Pam, via. Io pensavo a due cavalli, Codino. La mia prima fidanzata seria aveva due cavalli. Che io, difatti, avevamo 18 anni, abbiamo preso la patente assieme e io non potevo guidare la sua macchina perché c'era il cambio, quello che non avevo idea di come si usasse. E lei giustamente sapeva usare solo quello e quindi poteva usare guidare solo la due cavalli, credimi, l'abbia imparato nel tempo. Mi basta il mio di curriculum, grazie, lo ignorano abbastanza già così, però a mandargliene 12, magari lo ignorano statisticamente, capito? Non puoi sapere. Hanno le stesse iniziali, Gomblotto, esatto, esattamente. Quindi se oggi inizio la live così scoppiettante, mi è piaciuto. Buonasera Landone, ben arrivato. Allora, siete pronti a fare l'avventura grafica con me? Vi ricordo per i nuovi, per chi non ha mai giocato l'avventura grafica con me, le regole delle avventure grafiche. Le avventure grafiche si giocano assieme a me. Se non le avete mai giocate, potete proporre, capire, dire tutto quello che volete. Se le avete già giocate, mi dite che le avete già giocate e poi mi dite e poi aspettate che io vi dica: ho bisogno di un aiuto. Tizio che le ha già giocate. Come si va avanti qua? Magico Bue, buonasera. Il cambio alla Goldrake, sì, però non si entrava si entrava al portiere, si entrava, era più noioso quello. Andiamo a vedere questi demoni a New York, sono curioso. Allora, prima di tutto, spostiamomi nell'angolino, non so se è l'angolino giusto, ma questo lo scopriremo presto. Poi facciamo così, facciamo cosa? E facciamo play. Ok, vedete, c'è avuto un momento di terrore. Benvenuti ad Anabawed. Quando entravi gira per sedere su se stesso, è quello esatto, Valtier, che entra, gira, va e poi rigira. Ma va dritto, cretino. No, e c'aveva degli scambi che gli avanzavano, ho detto, per buttarli via usiamoli. No? È così. Allora, qui abbiamo questa New York un po' arancione, ecco, mettiamola così, con delle cose che passano, tuoni, fulmini, piogge di sangue, teschi volanti e demoni che si alzano. E sotto il libretto, sotto di me, allora, ci sono questi portali verdi che si generano. Va bene, siete pronti? Pixel, qua tutti i pixel ci sono. Un sacco di pixel. Adesso vediamo dove devo mettermi. Che tu sia mandato via da questo posto. Non devi più ingannare, perseguitare e tormentare. Come il fumo è scacciato, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così tu verrai cacciato, spirito impuro. Ok, devo subito mettermi sotto, direi, perché. Mettiamomi qua. Ok. Se no non leggete niente. Verde come tu era più bella, magari, ma non so, sai. Si vede facendo tutta scura, quel palazzo sembra Ghostbusters, se è vero. Cosa sta succedendo? Silenzio. Ora rispondi la verità. Sei tu demone, uomo o donna? Ah, se dico I'm a demon. Finisce subito qua la vettura. Va bene, siamo un uomo o siamo una donna? Chat, aiutatemi a scegliere. Cosa volete?
l'altro subito demone. Buonasera Gwenfar. Buonasera. Buonasera. Demone per dire, per non scegliermi solo nell'altro, ma sì. Ci ha detto adesso sbatte il demone. Chi sei? Uomo, donna, demone? Secondo me se scegliamo demone moriamo e finisce la... Subito così. Subito. Succede che abbiamo fatto la donna, sto giro facciamo l'uomo. Giclo? È vero, su... Ma anche su moto, su come si chiama... Su operenza stiamo facendo una signorina. Beh, io tendenzialmente faccio quelle sempre signorine. Però Arthur c'ha ragione, non scopriamo cosa succede dicendo che siamo dei demoni. Beh, scopriamo cosa succede almeno. E se poi dobbiamo tenere il demone, teniamo il demone? Va bene. No, non lo sei, ecco. Zap e ci zappa. Rispondimi la verità. Sei tu un uomo, una donna o un demone? Ma perché mi lasci l'opzione? Ah, me l'ha tolta, va bene. Ma che peccato, speravo fosse un'opzione tipo da agender. Se nessuno di due siamo qualcos'altro. Beh, sarebbe stato poco carino avessi detto che l'agender è demone. No, ti do una terza opzione, non sono niente. Però vabbè. E allora cosa ci ha chiesto a fare? È così. E vedi, Andrea c'ha ragione. Perché ne so, magari il demone ha sessuato e non vedi mezzo. Non va bene, facciamo l'uomo stavolta. Demone, il tuo potere su di lui sta svanendo. Lascialo, lascialo prima che io sia fuori di obbligato a distruggerti. Ricordati. Sei umano, ricordati. Sì, ma smetti di zapparmi. Prima che il demone riguardi il controllo, il tuo nome, dici il tuo nome. Il mio nome è... Chi vuole scegliere il nome di quest'uomo? Guardi, spenda dei punti per scegliere il nome di quest'uomo. Ci vorrebbe un timer, una roba che generi... Moderatore, ditemi se qualcuno spende dei punti. Già gioco di noi, esatto. Ciao Mauro Twitch. Mi ha fatto scegliere a una fanciulla l'altra volta il nome della nostra Sephora. Sephora è un'altra roba. Io ho già fatto la mia brutta figura dicendo la roba del demone. Non serio del tipo che rifilo ai cavalli? No, nome serio, Arson, nome serio. Il nome è Demon, quindi posso dire che sono un demone. Mi piace però la logica di Landone. Di solito scegliere il nome del personaggio è la parte più difficile del gioco per me. Ha speso dei punti Landone, perché io lo chiamo anche Demon, non è un problema. Non vale se li prendo io che sono la mod, ragazzi. Sto facendo la collezione dei punti. Hai poi preso l'album per attaccarci? No, riconvertiti nei punti delle padelle del supermercato. Anche può essere. Giusto? Qualcuno ha speso dei punti. Ce li avete lì, non servono a niente sti punti, ragazzi. Non è che dovete tenerli per fare qualcosa. Li avete accumulati nel corso del tempo. Non ci facciamo niente con questi punti noi. Non c'è la Van Clock è carina. Non so. Arriva quello di Clock. Clock ha riscattato. Clock ha riscattato, va bene. Ha riscattato con Dino, ha riscattato. Va bene. Il mio tesoro, mi piacciono i punti. Hai sentito, spirito maligno? Lui si conosce, non è più tuo. Ora dimmi il tuo passato. Dimmi qualcosa del tuo passato. La tua professione, svelto. Oh signore. Sono un attore, sono un poliziotto e sono un barista. Adesso vi faccio riscattare queste cose, questi punti. Esatto, usiamo sti punti. Usiamo sti punti. Usiamo sti punti. Ce li avete, non vi servono a niente i punti. Sì ragazzi, cliccate su quel numero enorme che vedete a sinistra della parola chat e fate evidenza il mio messaggio così... Vabbè, ma stai calmino però, ci zappa questo, è incazzato come una biscia. Ci può dire che lo scattate di gioco con me, mamma mia.
Ah, giusto, per l'attore. Ma dico pure detto attore. Li ha riscattato attore? Sì. Va bene. Flo dice bartender, io dico bartender. Dolce Incubo anche dice attore, siamo 2-2. Sì, ma hanno riscattato con dei punti o... Sì, tutti con i punti. Tutti con i punti? Tu non li vedi i messaggi? No, io i punti non li vedo. Perché anche quando c'è il riscatta il mio messaggio, in teoria dovrebbe essere evidenziato. No, io non vedo niente. Per questo ho detto il mod devono dirmelo, perché io non vedo una visione dei punti. 3 per attore con Arsun. Tutti evidenziati li vedo. Va bene, allora attore... Yes. Sì. Inizia a ricordarsi, nato sul palco, nato per avere vari ruoli, ora il ruolo di te stesso è stato rubato da un altro. Riprenditelo, combattilo, ricordati chi sei. Allora vi informo che questo olio che si... Ricordati, vi informo che questa scelta che avete fatto ci porta ad una sequenza diversa. Cioè questo pezzo dipende dal lavoro che hai scelto. Eh beh, immaginavo. Adesso che siamo vicino a un teatro. Buongiorno. Dopo che l'ultimo cartello è stato rubato, hanno deciso di dipingerlo sul muro. Oh. Questa avventura è già definitiva. Anziché farmi cliccare su tutto per guardarlo, gli passo il mouse sopra e lui lo commenta. E se clicco? Non succede niente. Che bello. Grazie. Il tucano Tom... Hai sentito che è la bomba, va bene. Strand è una delle coattrici. Cosa ci fa qui? È in costume. Il proprietario di questo posto vende i biglietti per i nostri show in cambio di un piccolo percentuale. Gente simpatica. Serena, che ci dici? Hey. Ehi, sei tu. Allora, io non vorrei essere pignola, ma non neanche me l'ha fatto notare. Le scritte in basso purtroppo vengono coperte dalle varie barre da te che sei in basso. Non so se si possono spostare in alto, non credo. Allora, no. Non si possono spostare in alto, ve le leggerò io, direi che è la cosa più semplice. Purtroppo c'è la barra delle donazioni che copre tutto. Apprezzo il disegno, ma almeno la coroncina d'allora l'avrei lasciata in camerino, signorina. Allora, perché? Allora, questo tra l'altro vi ha fatto l'attore, quindi vi permette di darvi gli aneddoti. Signorina, non si esce fuori, non ci si fa vedere dal pubblico in costume. Mai, non c'è il pubblico. Questo potrebbe essere un'indicazione. Un problema. Però non ci si fa vedere, mai. Perché rompi? Perché no, l'ho pagato io, lo indosso se mi sento, se ne ho voglia. Non è che lo metterò nello show. Ma dici che non c'è lo show perché non c'è pubblico? Il nostro show, quello che fa debutta tra una settimana? Non più. Lo show è finito. Il nostro direttore ha avuto una crisi, tutti se ne sono andati. Sono rimasto solo Morey. Cos'è successo? Boom, è tutto scoppiato. È stata una vista. Ma comunque, lo show è finito e buona fortuna. Se vuoi andare a occuparti di Mr. Prima Donna, vai pure. Ora, qua su abbiamo una barra con l'inventario, suppongo. Sì, è coperto, lo vedo che è coperto. Però pure non poter fare molto. Sono nel senso che se tiro su... E che sono solo le descrizioni dei luoghi. Perché se io faccio così... Le altre opzioni sono... Se io faccio così, voi perdete sopra il coso, vedete? Che può anche starci, anche se tagliato leggermente sopra. Almeno così leggete. Però tanto lo copro io. Non c'è motivo di fare questa cosa. Vi leggo tutto io. Perché si rompe la magia, esatto. Esattamente. Perché tu il costume lo metti, è un modo per separare... e non togliere la sospensione dell'incredulità. Quindi gira così di solito. Che cosa gira così? La signorina. Sì, lei ve l'ha pagato, le piace così. Delle scale rovinate portano al teatro. Andiamo. Oh.
Allora, primo segno che sei in un teatro di merda e che non ci sono le uscite per le quinte. Primo segno che ti è andata già male. Hai quasi rotto, ti sei quasi rotto il collo attaccando queste cose qua su. Che bei tempi. Degli oggetti di scena fatti col miglior cartone che potesse comprare, che potessero comprare i soldi. Casse d'uova. L'oggetto più versatile nell'arsenale di un designer, è vero, le ho usate anch'io le cose delle uova. No, la barriera di non si sposta, non si sposta. La sacca della palestra di Zach lavora part time come un personal trainer a due isolati da qua. Il Monte Olimpo in tutta la sua gloria dipinta. Mori fa parte della troupe da quanto te, sembra arrabbiato. Spero che queste sedie siano un po' meno vuote quando c'è la prima. Va bene. Una porta che porta all'ufficio del teatro. Mori, tutto a posto? Huh? Oh. Ah, sei tu. Suppongo tu abbia sentito. Sì, ho sentito. Stai bene? No, non sto bene. Nulla va bene. Zach è andato, non tornerà. Ha avuto i suoi momenti, ma questo... Perché? Sta bene? No, non sta bene. 10 volte peggio. È colpa tua. Abbiamo bisogno di uno scrittore e un regista. Il mio vecchio amico Zach può fare entrambi. Cosa stavi pensando? Cosa ha fatto? Nulla, tutto. Zach dice che lo spettacolo non è abbastanza bello. Vuole riscriverlo. Riscriverlo. La prossima settimana. Ha aggiunto 4 personaggi principali. Ha cambiato metà delle mie battute di Selena. E non è ancora finito. Dice che il finale deve essere più di impatto. Vabbè, ma è normale. 2 settimane è un sacco di tempo, amici. L'unica cosa un po' problematica è 4 ruoli all'improvviso. Questi possono essere un problema. Se non hai gli attori per farli, intendi? Beh, sì. Io ho scritto dei copioni il giorno prima del punto. Senza nessun senso di colpa. Sono arrivato il giorno del debutto, quindi mando il copione nuovo, ho distribuito il copione nuovo, ho detto questo è il copione nuovo. E la risposta è stata: uno mandarti a cagare e poi dire vabbè, come viene viene. Non c'è un'alternativa. Va bene. Qualcuno gli ha parlato? Sì, ci abbiamo provato. Urla. Mi ha dato un cazzotto l'altra volta che ci ho provato. Dannazione, non so cosa fare. Tu sei più anziano qua, conosci Zach, cosa pensi? Usiamo il vecchio script, cancelliamo lo spettacolo, fai il regista tu. Ma nessuno di questi risolve il problema. E soprattutto non penserei mai a nessuna di queste 3 cose. Cambiare il regista, follia. Cancellare lo spettacolo, follia. Beh, cancellare lo spettacolo perché se non sono andati tutti. Certo. Comunque a me è capitato a 1 settimana dal debutto di uno spettacolo dove facevo il regista che il primo attore si è incazzato, mi ha tirato delle sedie, in senso letterale mi ha tirato delle sedie ed è andato via dicendo io mi chiamo fuori e se n'è andato. E io l'ho guardato andare via. Ho guardato il resto del cast e ho detto, vabbè, io la sua parte la so a memoria, si debutto uguale la settimana prossima. È andata così, questo è stato cosa è successo. Anche lui si aspettava la telefonata di scusa, la telefonata di RPG, neanche l'ho chiamato. Lui dopo 3 giorni mi ha chiamato e mi ha detto, ah, ci ho pensato, non voglio lasciarti nei guai. Ma veramente? Torno. E io ho detto, vabbè, torno. Non avevo problemi, non ho battuto ciglio. Ma soprattutto qualcuno mi dice che sei il primo attore, qualcuno che è disposto a studiarsi all'ultimo un'altra parte pur di fare un ruolo principale, non è così difficile.
No, assolutamente, ma no, è normalissimo che tu, per la parte che vuoi, sappia già tutte le battute. No, no, ma poi l'ho ripreso e ho detto, ah, va bene, l'ho fatto fare a lui, non era un problema. Dava più che altro sicurezza agli altri. Era anche meno sbatta per te. Era anche meno sbatta per me, assolutamente. Però, ma è normale che tu studi le della parte che vuoi, studi anche le battute, perché se succede qualcosa... E il regista è contento di questo, perché ovviamente per me regista dover far imparare all'ultimo la parte piccola ad uno nuovo è facile. Trovare un primo attore all'ultimo è più complicato. E quindi dici, cioè, tendenzialmente per le parti più principali non rimani mai scoperto, c'è sempre qualcuno che è capace di dire vabbè, lo faccio io. Esatto. E cancelliamo lo spettacolo, che ti devo dire, via. No, abbiamo lavorato tutti troppo duro per lasciare ora. E allora che cazzo ce lo chiedi? Ci sarà lo spettacolo stesso, lo sai meglio di tutti. Zach lo sa, la sa pure lui. Non è a posto con la testa, non se ne va, è stato chiuso nell'ufficio da una settimana. Non si è lavato, non esce neanche per mangiare. Non sappiamo cosa fare. Tu lo conosci meglio, puoi parlargli? Ci provo, che ti devo dire. Thanks, I'll just be here. Io sto qua, va bene, vado a parlare. Permesso. Go away, Maury. Vattene, Maury. Ma non sono Maury, sono io, demone. Ciao anche a te. Ah, sei tu. Sorry, can't talk. Mi spiace, non posso parlare, sono impegnatissimo. Ho sentito che stai facendo delle riscritture. Oh, molto più che riscritture. La sto rifacendo da capo. Cosa stavo pensando? Uccidere il padre dell'eroe nel primo atto. Ha solo due battute. Ha bisogno di più scene, più coinvolgimento. Così quando muore lo sentiremo. E questo è importante, fare in modo che le persone sentano le cose. Lo capisco adesso. Mori è preoccupato per te. Gli ho detto un milione di volte, sto bene, lasciatemi stare. Sì, non mi sembra star bene. Che stai a fare? Faccio questo show al nuovo hit. È come se prima stessi andando con l'ondata. Ma ora capisco, non mi posso fermare, non ora che so com'è fatta l'ispirazione. Devo continuare prima che sia finito, non posso fermarmi, per nulla. Ora non posso parlare, ciao. Fai un po' schifo, Zach. Non ti ho chiesto di venire qui. Sentiti libero di andartene. Vabbè, torno dopo. Ciao. Allora, questi. Dice che lo possiamo lasciare. È meglio lasciarlo qua a scrivere. Non è che puoi fare dell'altro. Queste. Anche perché si fa pure il regista. Quindi. Questi file sono cresciuti sempre più caotici da quando è arrivato Zach. Le luci sono spente, è impossibile vedere qualsiasi cosa. Posso cliccare. Ecco, accendi le luci. Non mi ero accorto. Sei conscio che c'è una bionda nell'angolo? Lo so, quella è Callie. E la ragione per questo, per tutto. Vedo che ha già il costume. Costume, no, non è un costume, è quello vero. È la mia musa. È Callie come Calliope. Ho cercato disperatamente per lei e lei è arrivata. Speravo che mi desse delle idee, forse che mi spingesse nella giusta direzione, ma questo... Non sono mai stato così ispirato. Per piacere, ci lasci soli? Queste forbici sono state piantate in un libro in un momento di rabbia. Prendiamocele, va. Piacere di conoscerti. Io sono Demon. Chi sei tu? Mi chiamano Calliope. Sono un'ispirazione fatta carne. Un condotto per l'energia creativa dell'universo. Con quell'energia io riempio e sostengo Zachary. Lui sarà padrone di quell'energia o sarà consumato da quella essa. Di cosa stai parlando? Penso di essere stata chiara. Zachary ha bisogno di ispirazione e io gliela sto dando un sacco. Fornisco un servizio, appaio solo quando mi viene chiesto. Zachary è stato bloccato creativamente per tanto tempo, quindi mi ha chiamato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, devi fermarti? E perché vorrei desiderare una cosa del genere? Non interferire. Siamo connessi alla forza creativa, ogni distrazione potrebbe romperla.
Ok, abbiamo preso le forbici. E abbiamo delle forbici affilate. I vecchi libri di referenze di Zack sono stati buttati in una pila messa un po' così. Che schifo, qualunque cosa sia, non la raccolgo. La stampante emette calore. Le locandine delle vecchie performance. Zack sembra terribile e puzza anche di più. Le sue dita sbattono sulla tastiera come se fossero possedute. Signora, la tua presenza disturba il flusso dell'energia creativa. Vattene. Ma nessuno ci vuole qua. Pieno fino all'orlo di carta. Il calendario di questo mese. Il debutto della settimana prossima è cerchiato in rosso. Hai speso appena 2 minuti lì. Ci hai messo in questo casino. Risolvilo. Le luci sono accese, ma non direi che è un miglioramento. Il rilevatore di fumo non funziona. Serena ha ritolto le batterie così che potessimo fumare qui. Bevo computer. Zack sta lavorando duro. Ok. Ma devo accoltellare la signora subito? Allora, prima poniamoci subito una domanda. E cioè, in questo gioco c'è un salvataggio? Salvataggio manuale, perfetto. Grazie. Please stop. Ho un cavo connesso al muro. Zic. What? Huh? Hey, problema risolto. Dannazione! Che cacchio? Ma devo spegnere il computer, devo tagliare il cavo, davvero? È per il tuo bene, Zack. Chi sei, mio padre? Non posso fermarmi ora. Tu dovresti capirlo di tutte le persone. Quando la tua musa ti ha, non puoi fermarti. Devi mangiare, ti stai ammazzando. No, sto vivendo, ora più che mai. Lo vedo ora. Tu e Morey e tutti gli altri. Siete tutti le truffe. Nessuno di noi ha le palle di fare quello che va fatto. E che sarebbe? Per approfondire, raggiungere le profondità della tua anima e tirarla fuori. Non potete farlo perché non c'è niente dentro di voi. Guarda, non voglio mancarti di rispetto. Mi piaci, tu sei un grande attore. Quando queste riscritture saranno finite e questo show andrà a Broadway, mi ringrazierai. Devo ammazzare anche lì con le forbici. Era più semplice dell'omicidio, esatto. Sono passati 5 minuti e ne ho ancora trovato un pacchetto di fiammiferi. Strano, hai visto, Valtir? Tutti se ne sono andati, Zack. Nessuno vuol far parte di tutto ciò. Se ne sono andati, mi hanno abbandonato. Sto facendo questo per aiutarli. Non lo vedete? Tutto quello che vedo è un uomo che ha bisogno d'aiuto. Non ho bisogno d'aiuto. Vado benissimo. No? No, Zack, non sei tu. Non sono sicuro di chi sia io. L'ultima settimana con Cali è stata grandiosa, ma sono confuso. Dannazione. È stato proprio un cretino, non è vero? Mi avete lavorato così tanto, credevate tutto questo in me. Mi spiace tanto. Vabbè, sei calmato, dai. Scusate con me, scusati con tutti. Ovviamente, Gesù, come ho potuto stare seduto qui? Possiamo ancora farlo, posso ancora farlo. Devo chiamare tutti, dirgli che sto ok, che sono un idiota. A proposito, puoi liberarti di questo libro per me? Libro? Sì, questo libro. E come ho trovato la mia musa, Callie. Non sono sicuro di come funzioni, ma l'ha fatto. Prendilo, nascondilo. Non ridarmelo finché lo show non è finito. Zachary,
Zachary, non mi puoi cacciare così facilmente. Chi ti sta cacciando? Una volta che le critici ci distruggono, ci sarà un sacco di tempo per le riscritture. Questo era assolutamente necessario. Ah. Qual è la storia? Perché mi guardi così? E non ve l'aspettavate questo. Il tuo vascello scelto ricorda, non sei più il benvenuto, spirito maledetto. Le mani e i controlli non saranno più, non faranno più quello che vuoi tu. Nel nome di me stesso, del mio testimone e l'anima che tieni prigioniera, ti caccio. Puff. Beccato. Eli. A giudicare dalla vista sei da qualche parte a Brooklyn, non lontano dal tuo vecchio teatro. Ok, lo spettacolo è annullato, sì, Arsum, così è annullato. Non ve l'aspettavo, neanche io me l'aspettavo. Sembra ordinaria, ma ha una stretta come un d'acciaio e sopra l'uomo come una chioccia. Non lo vedi a quest'angolo, ma i suoi mugugni dicono che è vivo. Stand back. Stai indietro. Jeez, Mandy, metti quella spada da parte. Lo spirito se n'è andato, quel tizio è innocuo. Puoi mettere via la spada e dirmi cosa è successo? Vedi, non ricorda come è arrivato qui. Sembra che la sua memoria si sia incasinata durante l'esorcismo. Succede. Mi spiace per la minaccia, è stata una lunga notte. Per piacere, vieni con noi e ti spiegheremo tutto. Va bene. Grazie, la gratitudine finalmente, da questa parte. Lei, noi abbiamo avuto una notte difficile. Vacci piano con noi, ok? Le immaginate mi piacciono molto. Noi siamo quelli buoni, davvero. Ho fatto un achievement. Si pare si apre maschio. Quindi c'è un achievement per ognuno dei personaggi. Chissà se è identica la storia con la donna o se ci troviamo vestiti da ci fai la parte dell'altra tipa, sì. Se sei l'altra tipa. Sarei curioso di scoprirlo, ammetto. Ma faccio in fretta a scoprirlo. È facile scoprirlo, ci metto un secondo a tornare lì. Solo per curiosità. Lui ha avuto una serata difficile. Mi ha ammazzato il regista e scrittore, ma mica oggi. Poi direi che probabilmente non ce lo ricordiamo neanche. New game. Visto che ci mettiamo molto poco ad arrivare a finirli. Ok, cosa succede? Sono una donna. Lasciala, no, non siamo quella di prima. Il mio nome è Pippa. Come devi sempre scrivere il nome? Eh? Devi sempre chiamarla Demon, sempre per essere. Ma no, voglio solo vedere se la scena è la stessa o no. Poi carico. È solo un momento di curiosità per vedere quanto sono diverse le cose. Ok, direi che sono uguali. No, sembrano sempre uguali, ci sembra l'altra signorina fuori. Direi che è tutto identico. Quindi maschile e femminile finora non cambia tanto.
Se non cambia le scelte, non cambia i personaggi. No, al momento no. Se non cambia il tuo ruolo, mettiamola così. Direi che è tutto uguale. Perfetto. Load. Presto. Ok. Permesso. Prendi il tuo tempo, assorbi la scena. Sono stato io, una rossa carina impalata attraverso il cuore. Quest'uomo è stato tagliato in vari pezzi, speri che so che sia stato veloce. La faccia di quest'uomo è stata battuta oltre ogni forma di riconoscibile, non è più riconoscibile perché è stata pestata. A meno la pioggia ti lontana le folle. Uscita di emergenza, una vecchia schiacciata sotto un tavolo. Un sacco di detriti bloccano l'ingresso alla porta principale. Se lei è colpita dal massacro attorno a lei, non lo dà a vedere. Sembra un po' verde, chiaramente non è a suo agio qui. Puoi capirlo. Sono d'accordo. Quindi, come va la tua memoria? Qualcosa ti torna alla mente? No. Chi ha fatto tutto questo? No. Nessuno di noi. Anche abbiamo provato da fare il nostro meglio per evitarlo. Questi innocenti, che ho giurato di proteggere, sono stati distrutti per mano tua. Da me è impossibile. Credo che troverai la tua definizione di impossibile. Credo che scoprirai che sta per cambiare. Sei stato posseduto da qualche tipo di demone e ti ha fatto fare delle cose. Non ti ricordi un anno fa? Hai ucciso quell'attore Morey a sangue freddo e lo scrittore. Quindi è passato un anno. Che fatica, però. Qua siamo arrivati e ci danno la colpa di tutto. Ma di la verità non ci stanno dando la colpa al demone. A noi non stanno dando la colpa. Se dice lì il demone te l'ha fatto fare, non ci stanno trattando come uno che ha massacrato della gente. Zack e Morey li uccisi. Il tuo corpo l'ha fatto, se questo è quello che intendi. Quel teatro è stato chiuso da allora. La storia è stata in cima alle news per settimane. Ogni distretto ti cercava, della città ti cercava, così come noi. Ed è fortunato che ti abbiamo trovato per primo. Queste persone per terra, strappate usando le tue mani nude. La pioggia ha lavato gran parte del sangue delle tue mani, ma sarà sempre lì. Che tu lo veda o no. Grazie per avermi salvato. Ma prego. Spero, mi spiace solo di essere arrivato prima. Sì, il tuo demone si è dimostrato sfuggente, ma la gratitudine è apprezzata. Ascoltami, queste sensazioni che hai ora, la colpa, la rabbia, tienile da parte, vuol dire che sei umano, ne hai bisogno per andare avanti. A proposito di andare, sì, dovremmo andare. Hai messo un velo, Mandana? L'ho fatto e confonderà la polizia abbastanza lungo per farci andare via, ma non dobbiamo perdere tempo. Ok, un'altra cosa che vi so dire di questa avventura è che le scelte contano. Cioè dovrebbe avere delle scelte che cambiano effettivamente la trama. Lo prendere sulla Grecia, perché qui è finita peggio che rappresentare il Macbeth. Effettivamente. Ma è passato un anno, avremmo cambiato spettacolo. Mi piacerebbe, ma dobbiamo andare. Va bene, andiamo. Andiamo, andiamo via. Sciacquiamoci. Aria fresca, finalmente. Un lucchetto, puoi aprirlo? Sono stanco e là, la mia forza se n'è andata ore fa. Forse lui può aiutarci. Puoi trovare qualcosa per aprirlo? Qualcosa grosso e pesante, va bene. Guarda, qua c'è proprio un bastone. E qua c'è proprio un coso elettrico. Allora, un cassonetto aperto e esposto agli elementi.
Un silente condizionatore. E andiamo qua. Una pozza sul pavimento di cemento di questo vicolo. You've gotta be kidding me. Stai scherzando. Questo posto molto è cambiato. Creatura, chi sei e qual è il tuo scopo qui? Scopo? Voi mi avete invitato. Ti sbagli. Sono stato evocato attraverso il vuoto da te. Lo dico ancora, ti sbagli. Sai che dico la verità. I know what you are, Genchild. I know you cannot speak false. Nevertheless, a beacon appeared. Ok, è apparso una luce, una strada trasformata, l'ho solo seguita. Il copper wire. Nessuno ha fatto una cosa del genere. Non è esattamente vero. Un pezzo di tovaglia macchiata. Sul tetto ho usato un sacco di potere. Probabilmente abbastanza da richiamare l'attenzione di qualcosa come questo. Giochi con cose che non capisci. Un mage enough to burn you into a greasy smudge. You lie. I know a falsehood when I hear one. Sono una falsità quando la vedo. I can smell your power, mageling. You have none left. You are nearly spent. And you. Non ti è rimasto nulla, sei stanco, tu sei così affaticata. Che non puoi neanche. Che puoi avere la pena stare in piedi. Fammi salvare. Meglio. Basta. Neanche tu sembri stare bene. Saggiamente non dire nulla. Ciao. Ecco. Ah, so you're just as tired as we are. That's called a stalemate, friend. Guarda che tu sei stanco, uno stallo. I have no quarrel with either of you. I am merely hungry. Feed me. Non c'è nulla dentro, facciamo così. That is all. Blocchiamo l'acqua. Tac. On this plane of existence. Così stiamo un po' zitto. That was. È stato creativo. Yeah. Sì, ottimo lavoro. Il potere del salvataggio. Vabbè, sono cose che ho fatto perché potevo salvare. Una bastonata vale meglio di mille parole. Quella non era la risposta giusta. Diceva saggiamente non dire nulla, te lo stava dicendo. Cos'era sta cosa? Non lo sappiamo di sicuro. Questa creatura viene data attraverso il vuoto, ci sono così tante che sfidano la categorizzazione. È un legamentale, un cosa? È fatto di legamenti e tendini. Ok, questa creatura è un legamentale. Oh. Che dolore. Che tipo di dolore è questo? Circa 10.000 volte. Fa male. A differenza di qualunque altra cosa abbia provato. Per piacere, sono stato colpito da fulmini 20 minuti fa. Non fare la lagna. Io, questo odore. Non può essere. Tu sei un demon spawn su questo piano? Stai parlando con me? Sento la corruzione dentro di te. Perché sei venuto qui a tormentarmi? Ma veramente, non c'è demone, me ne sono liberato io. Sei uno sciocco, la corruzione rimane. Creatura, sei la nostra mercé. Ritorna a casa attraverso il vuoto immediatamente. Lo sai che non posso. Ho usato tutta la mia energia per arrivare qui. Non sopravviverò al viaggio di ritorno senza cibo. Devo nutrirmi di carne umana in questo mondo.
nient'altro mi sosterrà. C'è una stanza piena di cadaveri di là. C'è una stanza piena di cadaveri di là, vedi che... Giusto. Ben arrivato, bentornato linguista triestino. Com'è andata la tua serata? E i corpi che ci sono dentro? Cosa? Dice la verità il Demon Spawn? C'è della carne dentro questo edificio? E cosa vuoi fare? Sì, c'è, massacrata ore fa. Carne fresca, perfetto, lasciate che la consumi e me ne andrò in pace. Io non penso di poterlo fare. Porterebbe troppa attenzione, la polizia lo noterà. Non per menzionare che le vittime dentro sono innocenti, hanno famiglie, amati, vorranno della closure. Sono innocente anch'io, Mageling. Tu mi hai evocato me, io sono risposto. Mi uccideresti per questo? È vero, Eli. Qual è la tua decisione? Stai facendo scegliere a me? Sì. Io non posso deciderlo per te. È la tua magia che ha portato qui. Quando non hanno i ritratti, stanno discutendo per perdere tempo. Ma non, in realtà non è che era venuto a fare niente, cioè, se l'abbiamo chiamato noi, l'abbiamo chiamato noi. E se disturbi il demone, Non è che lui stava facendo i cavoli suoi. Non siamo razzisti verso i demoni. Mi viene fame mentre litigate. Zitto! Lo scopriamo facendolo nutrire. So will what? Let him chew up the bodies inside? No, we cannot do that either. È uno dei due dobbiamo fare, signori. Quiet. Zitto di nuovo. I'm not the one that has to cut that thing's throat. I can't decide that for you. It was your magic that brought it here. Morti per morti. Io la farei nutrire. Vai. Yes. È la soluzione più pratica. Brava. Starò male. Alzati. Magna e battene. Are you finished? Per piacere, abbi finito. Sì. Ora posso tornare indietro e sopravvivere. Grazie a te, figlia di un djinn, mago e di Demon Spawn. Lei è figlia di un djinn. È fatta, è finita. Grazie al cielo, andiamocene. Dopo tutto è stato pieno di eventi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro stanotte, tutti l'abbiamo fatto. Sono d'accordo, hai mostrato grande forza mentale, specialmente per uno della tua situazione. Sono io, pieno di forza mentale proprio. C'è un achievement che era burp, voi non l'avete visto. Non è Calliope che l'ha presa male, è il libro. Abbiamo preso un libro che ci ha fatto possedere da un demone. Calliope non so che fine abbia fatto. E questo potrebbe essere un problema. I agree. Sono io, pieno di fortitudine, proprio. Humor, bene, ne avrei bisogno. Ascoltami. Un anno è passato da quando sei stato posseduto. Sei cercato e ricercato dalla polizia per molti crimini violenti. E di certo non puoi tornare a fare l'attore. Anche se ci può essere un nuovo ruolo che puoi impersonare. Il demone che ti infestava, quella creatura che abbiamo sconfitto, è solo un assaggio di quello che c'è là fuori. E continuano ad arrivare. Abbiamo bisogno di mano d'opera. Sei visto in azione stanotte. È ovvio che abbiamo bisogno di tutto l'aiuto che possiamo avere. Così come è ovvio che la tua vecchia vita se n'è andata. Ma noi possiamo aiutarti. Possiamo darti una nuova identità, una nuova vita, un nuovo scopo.
Normalmente c'è un processo di scelta, ma tu ti sei provato stanotte, ti sei dimostrato capace. Quindi che dici? Ti unirai a noi? Ah, un'altra cosa che voi non sapete di questa avventura, e che è una cosa particolare per l'avventura, e cioè che noi siamo in tre, cioè andiamo in giro in tre, e abbiamo un party tra cui scegliere. Cioè non sono loro per forza che ci accompagnano, sceglieremo tra vari personaggi. Okay. Ovviamente siete senza speranza senza di me. Dillo ancora dopo che mi si ricaricano i poteri. Nessuno di noi ha piena forza. Vieni, possiamo trovare un posto dove farti dormire nel nostro quartier generale. Dormire sembra ottimo. Peraltro, io sono Eli, lei è Mandana. Benvenuto a Eliana Vaughn, amico mio. Fidati, la tua vita non sarà più la stessa. Ma non è più la stessa da un po'. Non si preoccupi. Ormai mi sa che da quando abbiamo aperto quel libro... Comunque un miglioramento rispetto ad essere posseduto da un demone e massacrare gente a caso. Ok, allora, una fotografia incorniciata vicino al letto. Un vecchio scatto pubblicitario di te e Morey. Come è arrivato fin qua? Un vecchio poster di una band metal che si chiama Axis of Weevil. Va bene. Ci sono delle cose, materiali di lettura eclettici in questa libreria. Se non esamino qualcosa che mi incuriosisce, ditemelo. Crocifisso d'argento può essere utile se i vampiri sono veri. Un violino e un archetto. Una vecchia spada arrugginita che sembra che potrebbe rompersi se tossisci troppo forte. Una vecchia cassa, un piccolo elefante di ottone con un ricordo del Siam scritto da un lato. Una caffettiera di espresso, per te. E in qualche modo è sempre calda. Posso bermela? No, purtroppo no. Una bottiglia di brandy, incrociato dall'età. Fuori come puoi vedere il casino del downtown, della notte della movida, nelle strade sotto. E direi che usciamo. Lei è figlia di un djinn. Ho visto la gente piantata abbastanza violentemente, penso possa fare male anche ai non vampiri, può essere. Dei piccoli coltelli affilati che ricoprono la superficie di questo bersaglio, delle armi che ricoprono, che decorano il lato. Non toccarle, per piacere. Sono volute centinaia di anni a metterle nel modo in cui sono adesso. Questa bottiglia sembra antica ed è incisa con caratteri indecifrabili. Anche questa qua non potremo toccarla, suppongo. Non ci pensare nemmeno. Immaginiamo. Delle armi, sempre. Questa è una porta che va al suo studio. Un manichino d'allenamento coperto con dei graffi profondi. Manana si muove con precisione di chi ha fatto tanto allenamento. Non c'è una goccia di sudore su di lei. Sì, sveglio. Hai dormito bene? Tu sei appena uscita da una bottiglia. Ciò ti stupisce dopo tutto quello che hai provato? Suppongo che avrei dovuto aspettarvelo. L'introduzione al mondo soprannaturale possono spesso avere effetti imprevedibili sulla mente normale. Ci vuole il tempo perché tu processi tutto. Sei uscito dalla bottiglia e non sto dando di matto. Sto processando tutto abbastanza bene, grazie. Credo che tu abbia ragione, specialmente se la scorsa notte è di qualunque indicazione. Penso che fare questa transizione è bene. E questo è bene perché c'è poco tempo da perdere. Mio padre Kalash ti sta aspettando nella stanza dietro la tenda rossa. Quando sei pronto vai a parlargli. Nel frattempo rilassati e esplora la struttura. Sarò qui se hai delle domande. Quindi prima esploriamo la struttura.
Una delle vecchie foto a colori di Eli e Mandana. Ma che carini. Una delle vecchie foto di una casa nella zona suburbana. Beckett. Ricordiamoci Beckett. Una vecchia foto di Eli e una donna in un abito da sposa. Delle traiettorie per le palle di fuoco calcolate con precisione. Non c'è un segno sulle dita di Eli o sul capello, vabbè. Degli estintori, una saggia precauzione, sono d'accordo, guardi. Ehi! Non sorprendere un mago del fuoco così. Pessima idea. Vabbè, ti stai ambientando? Ma insomma. Questo posto è strano, questo posto è fico, stai tirando del fuoco. Questo posto non è neanche male, dai. Suppongo che lo sia. Dove puoi trovare un tizio che tira del fuoco senza pagare? Ma seriamente, ci è voluto un po' per abituarmi a tutto ciò. Non ti succederà da un giorno alla notte, ma ci arriverai più che fretta di quello che credi. Suppongo che tu voglia farti un giro, solo qui sei delle domande. Posso farti delle domande? Non so perché, non vedo perché no. Parliamo degli Anabau. So un po' di tutto ciò, cosa vuoi sapere? Cosa fanno? Siamo una specie di polizia soprannaturale? Quando c'è una minaccia che solo noi possiamo gestire, andiamo e la gestiamo. Quando dico qualche volta, ma recentemente è stato molto spesso. Da quanto ci sono? Un sacco di tempo? Se stai cercando una lezione di storia, Mandano o Kalash sono quelli a cui chiedere. Per quanto ne so io, facciamo delle cose buone, è tutto quello che importa. Come mai non ho mai sentito parlare di voi? Me lo sono chiesto anch'io quando mi sono unito la prima volta. Siamo attenti, usiamo veli, non tiriamo del fuoco in Times Square o cose del genere. Ma il vero segreto? Nessuno ci nota. È un po' strano, incredibile, i mondani vanno in giro, fanno dei trick mentali incredibili per evitare di ricordarci. Forse il mondo dei mondani non è ancora pronto per noi, ma lo sarà. Quanti sono un sacco più? Mettiamola così. Ci sono 732% più minacce di quelle che c'erano, più o meno 0.5. Un anno fa venivamo chiamati fuori una volta al mese, ora quasi tutti i giorni. Io e Mandana siamo gli unici che se ne occupano. Fino ad ora, per almeno. Parliamo di qualcos'altro. Una foto è comparsa sul mio muro. Come c'è arrivata? Ah, anche tu, Non è stato a lungo dopo che mi sono unito che una foto è apparsa. Anche una foto mia è apparsa. Mi ha spaventato un sacco. Suppongo che abbia qualcosa a che fare con questo edificio. Vuole che tu ti ricordi chi sei, chi eri. Non pensarci troppo. Sono stato qui 50 anni e ancora non so come funziona. C'è qualcosa su di te. Se lavoriamo assieme dobbiamo conoscerci. Chiedi pure. Da quanto sei con gli Anabau? Dall'amministrazione Nixon. Sono più vecchio di quello che sembro. Quanti anni hai? 92. Ma è la magia, mi tiene giovane. Non c'è bisogno di chirurgia. Con quell'abbigliamento di investigatore fallito che vuoi che lo noti, esatto. Complimenti, voglio fare pure io il mago, anch'io, Arsu. 92? Sì, è così, ok? Sono un mago, viviamo lunghe vite, fine della storia. Perché vivi qua sotto? Cosa pensi? Sono un mago del fuoco, posso bruciare questo posto se non faccio attenzione. Ho bisogno di un posto dove fare pratica e una stazione isolata con dei muri di pietra è una scelta ovvia. E in più non sento il freddo, quindi qua va bene. Quindi sei un mago. Mai, non userò mai la parola wizard. Passo sociale, gaff. Sono un mago con la M maiuscola. La maiuscola è anche importante. Almeno è quello che dicono i libri. Non ho mai incontrato un altro mago per scoprirlo. Il fuoco non ti fa male? No, pizzica, ma tutto lì. È come giocare con la luce, almeno quando tocca la mia carne. I vestiti invece?
Potrei bruciare e non accorgermene. Ci vuole un decennio, una dozzina di arresti per indecent exposure, come in italiano. Come in italiano indecent exposure. Vabbè, avete capito. Aspetta che io parliamo di altro. Quindi non riesco a leggere. Sure. Genere mutante in italiano. No, c'è il crimine si chiama atti osceni in luogo pubblico. Bravo, Magico Bue. Quello, bravissimo. A proposito dell'altra notte, hai avuto tempo per capirci qualcosa? So che io l'ho avuto. Per essere onesto, sono felice che abbia funzionato l'esorcismo. Ci sono voluti 4 giorni di concentrazione per preparare quell'incantesimo. Ho fatto tutto quello che potevo. 4 giorni? Sì, quello che ha a fare con demoni non lasci nulla al caso. Non per, se non ti metti da lì fulmine, se non sei preparato avrei potuto friggerti. E anche me. Vorrei aver evitato di evocare quella cosa. Conosco la creatura, era tecnicamente senza colpa, ma non sono sicuro che abbia fatto la scelta giusta. Suppongo che ora sia troppo tardi. Parlami dei disegni al muro. Vorrei fare della pratica. Forse prossima volta. Va bene, ti lascio far pratica. Parliamo con te, va. Yes. Parliamo degli Eravawen. Cosa fanno? Proteggiamo la pace, il mondo mondano dalle minacce del soprannaturale. Aiutiamo come possiamo, distruggiamo quelli che dobbiamo e reclutiamo quelli che vogliono. Con te suppongo che abbiamo fatto tutti e tre. Da quanto ci sono gli Eravawen? Da migliaia di anni, ma la sede di New York è aperta solo da 400. Dove c'è bisogno di noi, noi saremo lì. Perché non ho mai sentito parlare di voi? Non facciamo pubblicizziamo la nostra presenza, preferiamo così. La verità è che l'ultima centinaia di anni ha visto un bisogno diminuito dei nostri servizi. Le cose sono cambiate. Cambiate? Sì, le minacce soprannaturali stanno scalando, è successo all'improvviso, siamo stati colti impreparati. Ma siamo diventati pigri, non abbiamo reclutato. Sei il primo nuovo recluta in decenni, la prima di molte, speriamo. Ok. C'è una foto di me nella mia stanza, chi l'ha messa lì? Non lo so. Non lo so davvero. Questo edificio ha ospitato molti agenti nel corso degli anni e a tutti sono stati fatti dei doni. Fotografie, ritratti di amati, cose preziose, ma noi non ce lo chiediamo, lo accettiamo e siamo grati. Ho delle domande su di te. Cosa vuoi sapere? Tu sei un genio? Il termine è Jin, e sì, dal lato di mio padre. E no, non esaudisco desideri. Da quanto sei con gli Anavawed? Quando è stata fondata questa città? 1624? Sì, ero una bambina, ma ero in giro in quel momento. Hai 400 anni? 418, no 19, il mio compleanno è stato lo scorso mese, è difficile tenere traccia, ma papà me lo ricorda sempre. Ti chiedo un'altra roba, grazie. Parlami di Eli. Eli è il mio partner, è un amico caro, ci siamo salvati della vita reciprocamente più volte di quelle che possiamo contare. Tu e lui avete molto in comune, una volta che lui era un mondano come te. Invito a chiedergli la sua transizione e puoi aiutarti con la tua. L'altra notte, sì? Ti sei fatto dare la caccia? Non sapevo nulla del demone che era dentro di te, ma era tosto. Non ti ho fatto del male, vero? Non hai fatto del male a nessuno. Il tuo demone ha fatto male a molti. Ci prendeva in giro, danzava fuori dal nostro raggio, uccidendo chi riusciva, ma alla fine l'abbiamo preso. Nonostante quello che è successo dopo, l'abbiamo fermato. Grazie. Ma quindi devo andare a parlare con Eli della mia transizione? Cioè mi ha sbloccato la linea di dialogo. Sono curioso di te. Mandana mi ha detto che eri mondano. Mandana è mundane, però sei un po' stronzo.
come me, qualcuno racconti i segreti. Una volta avevo una vita normale, poi un giorno ho dato fuoco al mio ufficio con la mia mente. Poveretto. Questa roba è successa, poi è successa la roba, ma Andrea mi ha trovato, mi ha portato qui, il resto è storia. Successe delle cose? Sì. Che tipo di cose sono successe? Ecco, non ti racconterò dei miei segreti, ci conosciamo da un giorno, grazie. Va bene, andiamo a conoscere il papà di Mandana. Un dipinto colorato di una madre e una bambina. Ma che la mamma di Mandana era una piratessa. Super mamma. Mamma mia, ma che bellina. E il padre è un po' un puffo. Il padre è un po' un puffo, sì. E una lampada di Tiffany o una bella replica. Un cristallo blu che illumina di luce interna. Una bottiglia, una nave in una bottiglia. Su un posto d'onore sopra la porta. Gli spiriti in queste bottiglie sono del tipo che si beve, spero. Questa bottiglia mormora. Il fuoco danza su dal camino, dalle braci calde del fuoco. Allora, adesso io salvo e vado in bagno un momento. E voi resistete qua un secondo, vero? Torno subito. Prendo Godzilla. Intrattieni, mi ha detto di intrattenere, ma è un po' complicato. Prendo Godzilla. Siamo qua. Che non si vede, non ci sta sulla sedia. Cade, poi succede un casino. Ma c'è un Godzilla qua. Rimandiamolo nello spazio, Godzilla. È tornato. Cosa aspetta per un canale tutto tu contento di giapponese e Godzilla di lusso? Va bene. Oggi la battuta di turno toccata l'inglista. Va bene. Allora, siamo pronti a far partire la trama? Potete telefonare da chi è genio? Mm? Ah, sei quello nuovo, non è vero? Sì, sono qui per... Sei blu. Sì, era questo o essere arrestato? Sì, sono qui per unirmi a Diana Vowell. Sei blu. Ti sembra... La terza è bellissima, però sei blu. Sei blu. Bellina. No, io sono Kalash. No, sei... Sono un djinn dell'antico reame e gestito questo ramo dell'Iramawed. E tu eri posseduto, come hai lasciato che succedesse? Era stato un libro toccato e... Lo chiedono. Una cosa così sarebbe stata impensabile una volta. Nei miei giorni anche un bambino appena nato avrebbe avuto abbastanza furbizia da lasciare un libro di male e demoniaco là da solo. I mondani oggi non sanno che sono nati. Il mondo si è addolcito, deve indurirsi. Quanto sei duro tu, nuovo ragazzo? Tu lo dicevi, io non ti sento, perché la musica è questo che mi para nelle orecchie. No, dicevo, ma non è che l'abbiamo fatto propriamente apposta, come cacchio facevamo a capire che sto libro aveva un problema? Una volta i bambini lo sapevano. Vedi, una volta, ai miei tempi, disse il genio blu.
Sono un attore, faccio tutti i miei stunt, ho le cicatrici per provarlo. Ho fermato il mostro nel vicolo. Sono stato colpito da un fulmine ieri, più volte. Ovviamente sono un attore. Secondo me è un piccio balengo. Combatti, paragoni combattere le forze dell'oscurità per giocare all'attore con le spade di legno? No, no, devi ancora provare la vera difficoltà, ma arriveranno o verranno. Comunque, abbiamo molto da discutere e molto da fare. Mettiti a posto, parla con gli altri, vedi un po' come è fatta la roba. Chiamerò il tuo meeting quando sei pronto. Scusi, che c'è? Sei pronto a far iniziare il meeting? Voglio parlare delle persone che conosco. Non faccio gossip. Se vuoi parlare per qualcosa, parli. Ok, cosa fanno gli Unavowed? Va bene. Va bene. Da quanto ci sono in Avowed? Questo cosa, 393 anni di età, questo ufficio. L'ho fondato io. Tu hai fondato questo posto? Sì. La città era la forza di cui da gestire, quelle forze soprannaturali che equiparavano. Era un lavoro importante, mi sono offerto volontario e sono ancora qui. Chiami il meeting, va. Buongiorno. Padre, hai incontrato la nostra nuova recluta? Sì, ammetto che non sembra molto, ma vedremo come lo trasformerà questa vita. Eravamo tutti neofiti una volta Kalash, gran parte di noi, ma il mago Becker, molti di noi. Sta zitto e aspetta, va. Ho letto il report della vostra missione, il mago Beckett, è vero che hai evocato una creatura del vuoto? Sì, ma è stato un incidente, giuro. Irrelevante, la magia è imprevedibile, lo capisco. Quello che non capisco è perché l'avete lasciato nutrire di corpi umani. Cosa penseranno le autorità mondane quando troveranno segni di denti sulle cose? La creatura era per un pericolo innocente. Abbiamo raggiunto un compromesso, tutto lì. Noi saremo quelli compromessi se voi due non fate più attenzione. Questo signore mi sembra uno di quelli. Io non sono nato bambino, sono nato già grande che sapevo fare tutto. E beh, un djinn magari nasce grande, questo non lo sappiamo. Può essere anche vero. Potrebbe anche essere, certo. Potrebbe anche essere. Chissà quanti anni ha sto qua. Se uno c'era 92 e l'altro ne ha 419, lui ne avrà, capito? 1000 passa. Quindi questo è nato così, non è stato bambino. Lui non ha imparato, ma era già imparato. Sì. Poteva spendere due spicci pure per la stanza del mago e della figlia, però, in effetti. E il grande puffo, vestito di rosso, blu, vestito di rosso e con la barba bianca, è vero. No, tu sei blu, ok. Sono nato già grande con la barba, è un nano, però di 2 metri. Vabbè, non dare la colpa a loro, è stata una mia idea. Può essere, ma non avevo autorità su di loro, è stata una scelta da fare. Nonostante le nostre scelte, la creatura del vuoto è andata. Abbiamo delle cose più importanti di cui occuparci. Sì, avete fatto scappare il demone, la missione è stata un fallimento. Il demone è ancora là fuori? Sì, sta solo aspettando di trovare un'altra vittima senza rispetto. Senza una mancanza di rispetto. È stato un grande aiuto. Aiuto che non aveste avuto bisogno se aveste fatto quello che dovevate fare. Io l'ho quasi fatto. Ero così vicino. L'avevo bloccato, ma era più forte di quello che mi aspettavo. Capisco. Questo sta diventando frequente. Ciononostante, lei dice la verità, abbiamo sottostimato la minaccia. Era quello dovrà bastare. E ora il prossimo argomento, la vostra prossima missione. Sta zitto, eh. Per un attore non dici molto. Fuori nel campo non c'è uno script da seguire. Spero che hai studiato l'arte di improvvisazione. Per il nostro bene. Ho individuato attività del vuoto nell'East Village, da qualche parte vicino a Astral Place. Dovete andare lì, determinare la causa del casino e neutralizzarla. Io però vorrei tanto
Così tieni per neutralizzarla. Fai quello che serve. Sei sicuro che sia pronto ad andare in missione così presto? Sono tempi pericolosi, le forze oscure stanno arrivando, non abbiamo il tempo di allenamento tradizionale. Se non è in grado di gestirlo immediatamente, possiamo ucciderlo subito. Fatela ucciderlo subito. La simpatia. Nuota o annega, fai o muori. Vuoi provare di essere un Navawed? Ora è la tua chance. Fine della riunione. Vabbè, abbiamo finito. Suppongo che dobbiamo andare? Prima che possiamo. E speravo di prendere un giorno di pausa io. Vabbè, pronti quando sei pronto tu. Allora, io vorrei cortesemente... Abbassare tutto. No, solo la musica. La musica va benissimo. Ah, ok, posso dirvi che voglio vedere voice and text, voice only e text only. Ok. No, ma le voci mi vanno bene, non mi dà fastidio che mi parlino nelle orecchie. Allora, io qua su ho due... Ah, vedi? Ah no, posso dire a Mundana di fare delle cose. Ok. Loro sono diventati oggetti del mio inventario. E andiamo, che devo fare? Salvare, l'abbiamo salvato. E la legge. Mundana conta le crepe sul pavimento della metropolitana. Was it? I could swear I took it to the Museum of Natural History not too long ago. You did, in 1986. Oh. So, I guess we won't be taking the K-train. Non prendiamo il treno K. Sono d'accordo con lei, direi. No, we will not. Ecco. Ah, devo cliccare per scegliere la mia destinazione. Perfetto. Astro Place Station. Still raining. Che simpatica battuta qua su, mamma mia. Charming la definisce lui. Va bene, questo edificio è stato abbandonato tempo addietro. La scultura Alamo, detta il cubo. Questa qui da che ti ricordi? Va bene. Sembri inquieto, c'è qualcosa che non va? C'è un poliziotto qui e io sono un criminale. Non ho nulla da temere da lui, non con il velo piazzato. Cos'è il velo? È diventato attivo quando ti sei firmato con noi, nasconde la tua identità, chiunque ti guardi vede dei lineamenti diversi. Non sei la prima recluta che arriva con delle complicazioni nel mondo mondano. Il velo previene i problemi. Ok, ha senso. Vantaggio del far parte. Il velo funziona solo sui mondani, le creature soprannaturali e i toccati al vuoto possono vederci attraverso. Ma quel tizio, quel poliziotto, non è un problema. Vabbè, andiamo, se non c'è altro che vi siete dimenticati di dirmi. Continuiamo. Ma perché io ho ancora la musica nelle orecchie, porca miseria? Se la metto a zero si riparte da capo. Ce la fai a non farmi suonare. Dialoghi estemporanei bellissimi. È carina questo loro chiacchierare per riempire dei vuoti. Non mi dispiace. E la Wedget Eye comunque scrive bene l'avventura grafica. Ne avevamo già giocata almeno un paio di loro avventure grafiche. Una era quella di una della seconda o la terza di Blackwell. E l'altra era quella Shard. Come si chiamava?
quella tutta sui toni del verde nel mondo post-apocalittico, ve la ricordate? Sì. Credo ci sia la playlist sul canale YouTube. Sicuramente c'è. No, sicuramente no, però... La playlist ci doveva essere, ma... Chissà se l'ho caricata tutta o no. È quello. Non io, però mi pareva che... Allora, questo edificio è stato ridotto in cenere recentemente. Nonostante il tempo atmosferico, questo poliziotto sta rigido. Dov'è? E poi continua verso est. Diamo un'occhiata ancora verso est, poi torniamo a parlare con il poliziotto. Hey, are you all right? Tu stai bene? Sembri un po'... Dove mi stai portando? Questo edificio è un posto sicuro. Faccio quello che vuoi, per piacere aiutami, ti prego. Fai quello che ti è stato detto e tutto andrà bene. L'avete visto? L'ho visto. Proiezione neuromorfica. Ho letto la teoria, ma non ho mai pensato che... Penso che stia tornando. Stai bene? Credo di aver avuto una visione. L'abbiamo vista anche noi. Una visione del tuo passato. Beh, il passato del tuo demone, tecnicamente. Quest'area deve aver fatto accendere il tuo cervello nel ricordo. Ci sono dei versamenti psichici. Sì. Non pensarci troppo. Questo edificio ha inquietato il demone. E una volta c'era il Village Eye, la rivista, il quotidiano. Come ci faceva qua il tuo demone? Ah, Bull Boy. Provata, Bull Boy. No. Quello non era tutto verde, non era Bull Boy. No. Bull Boy non era loro. Era una grafica molto simile. Ma allora non era in verde, era quella con... Ho capito qual è. Non era colorata tutto di verde stile Bull Boy. È un'altra... No, era sul tono, come questo sul tono dell'arancione. Quella rivoluzione, quella di pubblicità francese, dai. Quella di pubblicità francese, no? Sì. Sì, ce n'è una che con questo stile qua aveva... Vabbè, non è importante. Starlight, una roba del genere. È un Shardlight. Shardlight. Questo Shardlight. C'è un light da qualche parte. Quella sempre con la meccanica del party, il mondo della Cthulhu, no? No, ho capito quale dice Paolo, ragazzi, però non mi viene in mente il nome del... E se vai su Steam guarda... Shardlight, ok. Però non era in verde... Era tutta molto verde come colore. La copertina era verde, ma l'ambientazione, oddio, giallognola, perché sei in una situazione post-apocalittica, non è verde, me la ricordavo verde questa. Io me la ricordo più verde che giallognola, okay. Ma comunque fa lo stesso. Volevo iniziare un quotidiano per demoni? Dubito. Era un attore comico, chiaramente. Sì, tutto digitale in questi giorni. Vabbè, andiamo. La porta è chiusa. E figurati. Puoi accedere alle abilità dei tuoi compagni dell'inventory bar. Brucio l'edificio? No, ci sono metodi meno distruttivi. Quindi lei lo fa. Ah beh certo, lei ha la spada. La sua abilità è avere la spada. Fatto. Sappi che se mi fanno delle domande ai poliziotti sono obbligato a dire la verità. Ok, là c'è ancora l'ingresso per il parco. Il negozio di vestiti. Dicevo il tipo francese perché c'era uno dei personaggi della corte, dell'elite, del gruppo, che era vestito tipo francese, con il bastone, il parrucchino, ho capito. Va bene. Buongiorno, poliziotto. Buongiorno. Cosa è successo qui? Chi vuole saperlo? Attore, vivo in questa zona, ero in vacanza.
Mentre la tua casa, suppongo, sia felice che non si è diffuso l'incendio. Le dirò una cosa, si vedono un sacco di persone pessime in questo linea di lavoro, ma ce ne vuole un tipo speciale per dar fuoco ad un rifugio per senza tetto. Notte difficile per essere fuori, può dirlo. Non sarei qui se avessi la scelta, mi creda. È sicuro che fosse un incendio doloso, e come lo stiamo trattando, finché non sappiamo altro, trattiamo come se fosse una piaga del crimine. Il che vuol dire starti lontano. Grazie, rivederlo. Va bene, quindi dovremmo andare a vedere, anche togliere dai piedi questo signore. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. I suoi occhi sono chiusi e sta canticchiando con se stessa. Ti guarda sotto la sua felpa col cappuccio sporca. Un uomo di mezz'età che parla a se stesso e guarda male chiunque si avvicini. La fontana della temperanza, circondata da bar e drogati. Ciao. È persa nel suo mondo. Forse dovremmo lasciarla stare. Cosa stai canticchiando? Bella melodia. Notte difficile. Non importa. Parliamo con questa. Salve. Anche lei non parla. Ha visto qualcosa di strano qua attorno. Lasciala stare, se sceglie non di parlare dobbiamo onorare questo. E questo dietro che ci guarda male e basta. Ok. Allora, qui abbiamo della gente che non ci parla al momento. Ciao Sigurd. Ha un odore molto umano qui. Graffiti colorati sul muro. C'è un squatter qua. Un cartello sulla porta dice Jordan. Se c'era una CPU attaccata a questi monitor, se n'è andata da tempo. E apriamo qua. C'è solo un letto qui. I graffiti la fanno aspirare su se stessa. Cercare di seguirla ti fa bagnare, ti fa lacrimare gli occhi. Cabinet contro il muro. PV uguale cuore. Un computer scuro e silente. Non so se avete queste cose, ma credo che abbia bisogno di elettricità. Non penso che ci sia elettricità in questo posto. La scrivania, una fotografia. Ah, della tipa col cappuccio e di un altro tizio. Un letto bagnato d'acqua che ha visto giorni migliori. Ok, quindi suppongo che la tipa col cappuccio, la foto sia della tipa col cappuccio. Salve. Chi è lei? Non ti inquietare, uno spirito perduto, quello che chiameresti un fantasma. Sono innocui. Ok, i fantasmi esistono, andiamo avanti. Bene, ti è dati veloce. La morte parte del mondo mondano, non ti far coinvolgere. Andiamo avanti. Andiamo a portare la foto alla tipa. Ah, non posso dargliela, però posso parlarle. Questa foto sei tu, giusto? Dove l'hai presa? Vorremmo aiutarti, se possiamo.
aiutarmi. Ho avuto abbastanza aiuto per una vita. Forse non sembra, ma sto bene. Dite a tutti che Wendy sta bene. Non devi venire fin qui e... Aspetta. Sei tu, non è vero? Sei tornato. Tornato da dove? Oh no, tu mi hai quasi ingannato, ma posso dirlo. Tu sei il padrone. Sono il che? Non fa lo scemo con me, non sono così innocente. Almeno non più. Hai fatto qualcosa alla tua faccia, l'hai cambiato in qualche modo, ma posso ancora dirlo, sei tu. Strano, lei vede oltre il velo. Deve essere stata toccata dal vuoto. Toccata da che? Toccata dal vuoto vuol dire. Non mi interessa quello che vuol dire. E non mi interessa di te, padrone. Lasciami stare. So già che sei bravo a farlo. Puoi dirmi cosa è successo all'edificio? Perché dovrei? Sembri preoccupata, magari ti fa sentire meglio. Perché sono il tuo padrone e te lo ordino. Perché stare in questo parco è un crimine e andrò a dirlo alla polizia se non me lo dici. Ma voglio aiutarti. Ovviamente ti interessa così tanto e ti racconterò tutto. Tu ci hai lasciato. Non ti interessa nulla, quindi vattene. Prendi nuovi seguaci e vattene. Seguaci. Mi hai sentito. Io ti ho lasciato, cosa intendi? Tu te ne sei andato, ci hai lasciato occuparci di noi stessi e tutto è andato al diavolo. Io sono tornato dove ho iniziato, altri non sono stati così fortunati. Altri, che altri? Non ti importava, vero? Tutto questo tempo lo sapevo, non volevo crederci. Ho perso la memoria e non ricordo nulla di te o di nessun altro. O c'è un fantasma nel Village Eye Building. Andiamo prima a finire di esplorare, non tornare, va bene. Noi non ti chiamiamo padrone, giusto per chiarire. Andiamo a vedere adesso. Buongiorno. Au! No, sto bene, sono inciampato, non avevo idea. Non vedo un fico secco. Si chiama già il signorino Eli, Eli, ma il signorino può fare un po' di fuoco? Grazie. È strano, avanti, l'oscurità sta combattendo la luce, lo fa sempre. Sono letterale, quello che c'è qui sta interferendo con la mia magia. Una cosa di fusibile. Non so cosa stai cercando di fare. Ovviamente il fusibile è saltato. Ok. Whatever's down here, we're going to need a mundane source of light. I fail to see. Yes. Agreed. Allora dobbiamo trovare un fusibile. Non ho idea di dove possa essere un fusibile in questo posto. Il cassetto è diverso dal sotto? Sì. Ecco il fusibile, perfetto. Sembra intatto, a posto siamo. Grazie, molto gentile. Oh cacchio, è una foresta. Una foresta in un scantinato. Questo spiega perché il mio fuoco è così debole qui. Probabilmente un meccanismo di difesa per qualunque cosa sia. Questo tronco di legno esce dal cemento. La sua superficie è coperta, è sangue quello.
questo lenzuolo è coperto da muschi e licheni. Well, questo è diventato molto più complicato. Come cosa, questa fossa la sua faccia è stata mangiata da qualche tipo di muschio. Maschio, prima metà dei 60, credo. Difficile capire come è morto. Ha dei viticci che gli escono da dosso. È coperto da muschi. Questa stanza ha un'abbondanza di vita vegetale. La tua visione è rifamiliare con questo edificio. Qualunque cosa sia successo qui eri coinvolto, almeno il tuo demone era coinvolto. Non ricordi nulla, né altre visioni. No, non ricordo nulla. Non c'è dubbio che il tuo demone ha coperto le sue tracce prima di lasciare la tua mente. Quindi chi era? Non aveva dei segni distintivi, non ha identificazione. Chiunque fosse rimane un mistero. Ho sentito un gorgoglio. Salve. Lo spirito perduto non comunica. Sei sicura? Sembra agitato. Lasciamolo stare. È indistinto, guarda avanti verso il vuoto, ti nota poco che tu sia qui. Hello? Non si può comunicare con i morti, mi spiace. Mi senti? Posso farti una domanda? Niente. Però noi ci capiamo poco di fantasmi, ma il fatto che il computer si sia acceso invece lo capiamo. Diario. Metti la password. No. Ah. Con la minuscola, la password è hard. Love suggerisce dolce incubo. C'è un punto interrogativo? No. Love? No. Forse con uguale? Non credo. C'è PW uguale art o uguale love? Ma mi stai dicendo la password è quella roba lì. Ma non è possibile sia PV uguale art. Dai. No. Ci ho provato. Ah certo, va bene. Stava. Ma ha senso? Il cuore di cosa? Il nome del tipo della foto, mi stai chiedendo troppo. Wendy a Young Mac. Wendy? Okay. Perché questo è il diario del tipo che c'è nella foto. Il padrone dice che devo iniziare questo diario spiegando chi sono e come sono arrivato qui. Il mio nome è Jordan. Bravo, bravo dolce incubo che hai collegato la foto.
Tre mesi fa sono stato licenziato dal mio lavoro ad uno schifoso negozio di elettronica. 2 settimane fa il mio padrone di casa mi ha cacciato perché non potevo pagare l'affitto. Ero per strada, nel mezzo di questo inverno brutale. Il rifugio di senza tetto era completamente pieno, ho pensato che sarei morto di freddo. Il padrone mi ha trovato, mi ha portato qui, mi ha dato dei vestiti, del cibo caldo e questo laptop. Insiste che io tenga un diario delle mie esperienze. Dice anche che dovrei chiamarlo padrone. Va bene, non mi interessa, sono al sicuro qui e non me ne vado. Cavolo, se mi tiene vivo lo chiamo anche Dio. 2. Il padrone ha portato altre persone, sono tutti dei senza tetto come me, sono tutti malati. Questo vecchio ha un cancro di polmoni così brutto che tossisce sangue. C'è questa ragazza che si chiama Wendy che è in un dolore incredibile. Io ho ancora freddo, è così difficile per me scaldarmi, ma almeno non sto morendo. E siamo qua a posto tutti assieme, perché tra tutti ci arriviamo alle cose. Bravi! Il padrone ci ha parlato di sotto, c'è un albero che cresce attraverso il pavimento, un albero. Il padrone dice che è un altare della vita, che ci proteggerà e ci curerà se facciamo lo stesso. Ci insegnerà come. Tutto quello che dobbiamo fare è lasciare che ci tagli e sanguinare sull'altare. 4. Oh mio Dio, l'energia. Oh, è incredibile, sono caldo così caldo che mi sento così bene. Non mi sono mai sentito così bene. Il freddo è sparito dal corpo, la tosse del vecchio è sparita, respira anche normalmente e Wendy cammina senza dolore. Gloria al padrone. Noi siamo 7 ora, il padrone ci taglia ogni poche settimane. Sembra folle, ma ci curiamo immediatamente e siamo sani. È la cosa importante. Lode al padrone. Sarei morto se non fosse per lui, lo saremmo tutti. L'albero sta crescendo, c'è dell'erba sul pavimento della cantina e cemento. Con il padrone tutto è possibile. 8. Il padrone deve andarsene per un po' e ora io sono a capo di tutto. Io a capo, sono così onorato. Forse posso proteggere con una password questo laptop, visto che sono così importante ora. 9. È bello avere la mia privacy, ma è un po' solitario qui. Ho chiesto a Wendy se vuole passare la notte con me. Lei ha detto sì. 10. Ho tagliato il vecchio, ha sanguinato un sacco, non si è curato. Ho dovuto correre per delle bende. Grazie al cielo sta bene. 11. Si gela qui. Ho alzato il termosifone a pieno, non fa nulla. 12. Wendy zoppica. Il vecchio tossisce. Io continuo a tremare. Il rituale non funziona più. Padrone, dove sei? Te ne sei andato da quasi 2 mesi. Sento a malapena i tasti, le mani sono insensibili. Non posso aiutare queste persone, non posso più aiutare più queste persone, non posso aiutare me stesso. 14, devo andarmene, mi spiace padrone, non posso farlo. Ho messo Wendy a capo, mi spiace. Blood rituals used for healing. Rituali di sangue usati That per is curare, questo è perverse and perverso e wrong. sbagliato. It may be Può wrong, essere but it does sbagliato, ma explain the spiega la forest foresta là upstairs, sotto. its E unspent life energy. l'energia vitale non Created spesa, excess crea life. vita in più. Beauty can hide all manner La of evil bellezza può inside. nascondere ogni You tipo di know this more male, than anyone. Eli, lo sai più di tutti. Sento una storia qui, Eli. Oh, it's nothing. Nulla, nulla, It's abbiamo all avuto un rotting incontro from con un golem, gold una succubus. succube che hanno. A story for another time? Una sera per un altro momento? Blood Sì, rituals rituali don't di matter, sangue, that's magia all. oscura, cose BS, brutte. Eli. Sì, Eli, Bad cose stuff. brutte. If I understand Se that capisco rule quel right, diario, il blood rituale rituals ha stop smesso di working when funzionare quando il padrone se n'è master andato. left, which means that only you, or rather Questo your vuol dire che solo demon, tu, could o perform meglio, it. il tuo And demone può why is Jordan farlo? in E perché charge? allora ha lasciato That's Jordan a a good capo? È una question. buona domanda, One una more ragione in reason to più per track it down. trovarlo. In the meantime, Nel I want to know frattempo, more about voglio the sapere di demon. più su questo rituale. After you? E salviamo, è un buon momento per salvare. Veniamo a parlare con la tipa, magari sa dirci qualcosa. Abbiamo letto il diario di Jordan. Knew I should have tossed that computer. Sapevo che avrei dovuto buttare quel Cat's out of the computer. bag now. He Vabbè, tried non to posso set me up, nasconderlo, still sei did. felice, sei orgoglioso di te stesso, padrone. Era tutto vero?
I mean, did you teach us all how ci hai insegnato come fare quei rituali di sangue? Sì. You took us all in. Ci hai preso tutti con te, ci hai salvato, suppongo, forse. Every month you do the ritual. Ogni mese facevi il rituale, tagliavi uno di noi, sanguinavamo sull'altare, poi dicevi quelle parole e noi curavamo. Più, meglio, più forti, più veloci, era come una droga. Energia vitale. E con questo che vi stava nutrendo. Questo spiega quello che c'è nel sotterraneo, deve essere della magia residua. Qualunque cosa fosse, era bella. Ora voglio sentire la storia del golem e della succube, però. Anch'io, Alsun, spero che ci arriveremo. E poi cosa è successo? È tutto finito, è quello che è successo. Jordan era così felice quando l'hai messo tu a capo. Ci ha provato, ci ha davvero provato, ma è diventato troppo malato. Qualunque cosa tu abbia fatto, la cura ha smesso di funzionare quando te ne sei andato. Quindi ha messo me a capo, me. E io ho fatto solo peggio. Qualcosa dovesse successo, non saresti qui. Ho fallito, deluso tutti. Dovevo aiutarli, ma invece ho tagliato col coltello, ho detto quelle parole stupide ancora e ancora e ancora. Non ha funzionato. Quindi dovevo provare più forte. L'uomo assassinato nella cantina. È stato un incidente, lo giuro. Ha funzionato? No, non ha funzionato. Sarei qui se avesse funzionato. L'ho messo sull'altare, ho preso il coltello e io l'ho ucciso. Per errore, dove sono stata nervosa. Pensavo che fosse la fine, ma poi il suo spirito è ritornato. È stato orribile. Non potevamo restare. Ogni volta che ci vedeva, urlava. E poi sono venuta qui, non volevo più essere vicino alle persone. Dici la verità. Mi credi, evviva! Non è questione di credere, semplicemente so cos'è la verità. Grazie per averla condivisa con noi. Ma non c'è più scopo nel mentire, no? Il padrone qui era coinvolto come me e qualcosa mi dice che tu non lo consegnerai alla polizia. Hai detto che hai bisogno di cure? Cos'hai che non va? Ah. Era il polso al lato sinistro. Era brutto prima. Dovevo fare solo un lavoro di fogna. Davvero non ti ricordi? I tubi perdevano. Usciva dalle fogne, era disgustoso. Non poteva chiamare un idraulico, quindi ci hai fatto mandato a pulire. Ci hai mandato a pulire le fogne. Dov'è la chiave per il controllo, per il pannello di controllo delle fogne? You never wanted to bother with that before, but whatever. Vabbè. E a destra del pannello di controllo, sotto uno dei tubi. Dov'è il coltello? L'ho buttato nel tombino. Perché l'hai fatto? Cosa pensi? Ormai questo è arrivato dal New Jersey. E va vabbè. Aggiustiamo questa cosa, non ti preoccupare. Non farmi favori. Questo casino che hai fatto tu, padrone, fai quello che vuoi. Goodbye Wendy, buona fortuna. Se fossi fortunato non ti avrei incontrato già prima. Grazie, non posso darle torto, ma dannazione. Gli oggetti ci vogliono settimane, gli oggetti magici ci mettono settimane a essere fatti. Spero, non ho letto. Spero di poterlo studiare. Ok. Qui dobbiamo trovare il pannello di controllo di quell'affare. Però non ci sono mica delle porte qua. Era sotto uno dei tubi, ma di tubi dove erano? E soprattutto se n'è andato il poliziotto da qua. Mandalo via. Non ho nulla da dire.
Mandalo via. Buongiorno. Sa qualcosa dell'edificio di fianco? Sono chiusi. Ci hanno vissuto degli squatter, ma credo che siano andati. Li avete lasciati stare lì. Il proprietario non si è mai lamentato, quindi legalmente non dovevamo fare nulla. Abbiamo tenuto d'occhio il posto. Non avete nulla di illegale succede lì dentro? Nulla che si poteva vedere da fuori, no. Non era proprio alto nelle priorità. Allora, il problema adesso è che noi dobbiamo trovare come si arriva al pannello di controllo, giusto? Guarda la sua faccia alla foto, no, grazie. He's serious, but whatever. It's to the right of the control panel. Cosa mi son perso? C'era un pannello nella stanza del portatile, andiamo a vedere. Non c'è nessun pannello nella stanza del portatile. Portale, non portatile. Questo, ma non ci sono tubi qua. Qua in teoria non ci sono tubi. E forse dobbiamo allontanare il poliziotto. Proviamo a dire la linea di dialogo che non gli ho detto, perché se gli ho detto che ero nel vicinato dovrei sapere che qua c'era uno shelter. Evenings. Yeah, a neighborhood full of corporate chains and they attack this place. Ok, quartiere pieno di roba. Sono persone con lesioni di secondo o terzo grado. Sono d'accordo, sono qui quando il rescue team è arrivato. Ok, e qua non posso andarci. Eli, I have been meaning to ask, how are you coping? Sorry, friend. I believe we have a task to. Ok, qua mi dice non puoi scendere, ho detto magari da sotto c'è un accesso di un qualche tipo. Ha un accesso alle fogne. Ah, eccolo qua, ho trovato un tombino. Are you? You never know. Maybe the demon gave him. Pensi di sollevarlo a mani nude? Forse il demone gli ha dato della forza sovrannaturale. Mi suppongo di no. Fallo tu, va bene. Are you listening with your knees? Yes. Bracing. Ok. That I have kept up my training. At least the rain is washing away most of the smell. La pioggia sta pulendo l'odore. Va bene. Allora. Esce del vapore. L'acqua qua bolle. La chiave delle fogne.
piccola che avevi trovato. E che cacchio me ne faccio della chiave? E la chiave cosa me ne faccio? Yes. It is hot down here, but it may not be entirely. It is times like this I am jealous of. Agreed. What do you need? Sembra così quest'area. It was just factories and warehouses back then. Ora qua ci sono gli studenti, va bene. Lavoravi qui, cosa facevi? Non è importante, non sono interessato. I have the boiling water won't bother me, sure. Whatever's down there, we need steam is more of a, but it's not magical. Tutto quello che mi dice che è troppo calda. Dobbiamo abbassare la temperatura. E come si abbassa la temperatura? Questa chiave cosa ci fa aprire? Ho provato e mi dice no. Ah, il mago sulla valvola. Ah, giusto, hai ragione, lui può girarla perché non si brucia. Eli Beckett, mago, contabile e idraulico. Bravo. Accendila. Per amor di Dio, accendila. Chi sei tu? Aspetta. Padrone? Padrone sei tu? Forse era una volta, ma non lo sono più. Non puoi andartene, non ancora. So che ho fallito. Ma questo è George Jasper, lì, come si chiama. Non potevo guidarli, ero troppo debole. Ho cercato tantissimo, ma era troppo. Sei Jordan, vero? Sì, lo ero. Non sono più sicuro di chi sono. Ricordi come mi hai trovato? Mezzo congelato per strada, sono quasi morto. Mi hai salvato, mi hai curato, mi hai riportato dalla morte certa. Ho dimenticato quasi tutto, mi spiace. Hai dimenticato? Come puoi dimenticarti? Eri così gentile, mi hai mostrato come curare. Volevamo curare l'intera città. Non potevo farlo senza di te. Quando te ne sei andato, il potere se n'è andato. Il freddo è tornato, non potevo fermarlo. È diventato sempre peggio. Non potevo curare me stesso e nessun altro, quindi me ne sono andato. Devo trovare qualcosa, qualsiasi cosa che mi aiutasse a essere di nuovo caldo. E cosa hai trovato? Mi spiace, hai detto che quell'incantesimo era pericoloso, ma non ho ascoltato. Ero così disperato, stavo congelando. Il letto in quello shelter non era abbastanza caldo. Mi hai insegnato un incantesimo che mi avrebbe lasciato il calore nel mio cuore, quindi l'ho detto, e poi è successo questo. Eri dentro il rifugio quando hai lanciato l'incantesimo? Sì, erano gli unici che mi hanno preso. No, non capisci. Il rifugio è bruciato fino a... è andato in cenere. Qualcuno si è fatto male? Sì, Jordan. Le persone si sono fatte male. Concentriamoci su aiutare te, va per ora.
Pensi davvero che io potermi aiutare? Non lo merito. Lo so che non lo merito, ma se c'è una chance, aiutami prima che io faccia del male a qualcun altro. Ho delle domande prima. Un pugnale è stato buttato qua giù, l'hai visto? Intendi il tuo coltello? Sì, l'ho visto cadere, l'ho preso, l'ho nascosto. Se fossi mai tornato, puoi prendercelo? Vorremmo studiare, mi piacerebbe studiarlo. Suppongo, dopo che mi avete aiutato. Abbiamo parlato a Wendy. Non volevo lasciarla. Wendy meno che gli altri. Lei ora li guida, loro li tiene tutti al sicuro. E lei, puoi fare qualcosa per aiutarlo? Ci ho provato, ma questo fuoco è differente. Si genera da solo, si mantiene da solo. Anche immergendo nell'acqua non può spegnerlo. Non ho mai visto nulla così. Devo sapere di più della sua condizione prima che io possa tentare una cura. Wendy ha ucciso qualcuno sull'altare. Cosa? Perché l'ha fatto? Le cose sono scalate, più sangue più potere. Voglio che questo finisca. Per piacere, fatelo finire. Padrone, questo è troppo. Ti ho servito fedelmente e mi hai lasciato quando avevo bisogno di te. Come so che tu non te ne andrai di nuovo? Curami, aiutami, fallo e ti prenderò il pugnale per te. Volentieri. Torneremo. Posso rimetterti nell'acqua? No. Come lo possiamo aiutare questo qua? Poveraccio sto qua però, eh sì. L'effetto sotto è bruttissimo, però la scena è molto bella, sì. Non me l'aspettavo di Mr. Destino. Eh? Che cazzo facciamo questo braccio? Come possiamo aiutare sto poveretto? Proviamo a parlare con Wendy, poveraccio. Sono d'accordo. Wendy. Abbiamo trovato Jordan. Non mi interessa, non voglio avere nulla a che fare con lui. E potrei dirglielo. Non so cosa farò ora, ma non lo coinvolgerò. O nessuno di loro, o te. Vuoi venire con noi, forse? Diventare un tuo seguace? Col cavolo. Non hai capito, le tue esperienze ti hanno lasciato toccato al vuoto. Puoi vedere quello che gli altri non possono. Hai preso la strada sbagliata di sicuro, ma tu potresti essere utile alla nostra causa. Trovare un posto, redimerti forse. Lo dici come se fosse facile. Credimi, non lo è. Grazie, ma no grazie. Ho finito. Quando tutto questo è finito, ho finito. Rispetteremo la tua decisione. I was lucky. Buongiorno, signor poliziotto. C'è una chance che io possa guardare lì dentro? No? Non fosse chiaro, una scena del crimine. Che vuol dire stia lontano. Allora, facciamo che salviamo, va? E poi insistiamo. Devi farmi entrare. Dammi una buona ragione. Mia sorella è sparita da giorni. Penso che vivesse qui. Tua sorella, eh? Come direte, hanno portato tutti a Beth Israel. Tua sorella era lì, probabilmente l'ha portata lì. Non era lì, per piacere mi fa controllare dentro. Non so cosa dirle. Cosa si aspetta di trovare? Se magari un indizio, qualche indicazione che fosse lì dentro. Se c'è un indizio, probabilmente è bruciato. Mi dispiace, ma non so cosa posso fare per lei. Piacere, se avessero qualcosa, dei bambini, dobbiamo trovarla. Jesus, è terribile. Non so com'è. Comincia a piangere. Piega le labbra e guardano intensamente. Oh, non mi guardi così. Va bene, vada. Quello che cambi idea. Grazie. Non mi faccia pentire di questo.
Era una performance impressionante. Grande attore, esatto. Dovrei applaudire, o forse dire bravo. Vabbè, non so se i dialoghi dovranno cambiare se non eri un attore. Probabile. Probabile. Ok, c'è un armadietto in mezzo alle rovine. Cosa c'è nell'armadietto? È gelato. Questa cosa è congelata. Interessante. Dottor Coso, cosa pensi che l'abbia causato, Eli? C'è qualcosa lì dentro, qualcosa che genera un sacco di freddo. A self-generating thermal whirlpool spell. Forse un incantesimo di autogenerante di... Lo scaldi, va dottore. Come on, melt. Sciogliti. Tutto bene? Tutto va bene? Qualcosa sta combattendo dall'interno. Ecco fatto. Bravo. That's me, Eli Beckett. Eli Beckett, nemico del ghiaccio. Va bene, Eli Beckett, mi faccia prendere quello che c'è qua dentro. Questo è decisamente la nostra origine al freddo. C'è una figura dentro, c'è qualcosa, si vede qualcosa dentro questo ghiaccio. È sempre freddo, va bene. Dottore, lo sciolga, che devo dirle? Ora che l'ha aperta e la pioggia calda sta scendendo, dovrei essere in grado di... Bravo. Jesus. Jesus. Il corpo del nostro amichetto. Non c'è un segno di bruciatura. Il ghiaccio l'ha protetto dal fuoco. L'ha anche congelato a morte. Ma vogliamo entrare nel tecnico? Certo, l'ha protetto dal fuoco. Mi sembra familiare questo corpo. Forse è difficile da vederlo con tutte le bruciature a freddo e il resto. Ammetto, sembra leggermente riconoscibile. Ma chi? Non lo so dire. Più lo guardo, più familiare diventa la sua faccia. Lo riconosci, Eli? No, ma è familiare. Perché non mi ricordo? Perché questo, ciccio. Qua. È Jordan, non è vero? Forse sì. È lo stesso tizio nella foto che hai. Le prove sono innegabili. Jordan ha cercato di rimuovere il freddo che invadeva il suo corpo, sembra che abbia fallito. Ma come? Ce l'ha già detto, ha lanciato un incantesimo. Uno sciocco incantesimo. La sua anima è trasmutata, è fuggita dal suo corpo, è diventata qualcos'altro. È vivo, non è più umano. È diventato un elementare del fuoco, uno spirito legato a delle fiamme. Possiamo invertire l'effetto? Non possiamo. E anche se potessimo, il suo corpo umano è morto, non c'è nulla per lui al quale tornare. Ciononostante, non possiamo permettere all'elementare del fuoco di andare in giro indisturbato nelle foglie della città. Eli, sei tu l'esperto del fuoco. Pensieri? Ne ho un sacco, ne sono carino. Dobbiamo sentire Jordan prima di decidere qualcosa. Va bene, andiamo. Dottore, mi spiace, non abbiamo trovato mia sorella. Spero che sua sorella stia bene, lo spero davvero. Non torni, ok? Potrei avere dei casini. E c'è un... C'è un corpo congelato, c'è un giorno, non so come... Glielo faccio sapere, abbiamo trovato un corpo nelle macerie. Stai scherzando. Non diventa mai più facile, vero? Va bene, me ne occupo io. Non può far sapere che gliel'ho fatta entrare, quindi non l'ho mai visto, ok? Non sono mai stato qua. Bravo. Ce lo dico tutti che capiamo in fretta, però. Salva. Scendi. È già mezzanotte. Vabbè, direi che possiamo tranquillamente... Non parliamo con lo spirito, con l'elementale... Fermarci qua. Su questa scena. Giusto?
Ci resta la curiosità per la prossima volta. Allora, che ne pensate, amici? Cliffhanger, esatto. Bravissimo, che è ovvio. Non è chiaro il fatto che Jordan si infiammi nelle fogne, ma si lamentasse del freddo da vivo, eh? Le battute brutte può fare solo il contabile e il protagonista. È giusto. Ci è rimasto di ghiaccio, va bene. Scusa, gente, ma l'edificio bruciato che non viene sospeso l'armadietto congelato. Così, per sapere, esatto. Che ne dite? Non dispiace, ma so che la Wadget Eye fa delle avventure grafiche che a me piacciono. Hanno forse il difetto a livello di streaming, che hanno tanta trama, hanno tanti dialoghi. Hanno delle belle storie, ma hanno parecchi dialoghi. Quindi se non ci prende la storia è lunga da far andare. Però mi incuriosisce parecchio. E sono curioso di andare avanti. Magari recupero l'inizio, anche se mi sono stati fatti gli ottimi riassunti. Da Gwenfra ed Arsum, mi pare. Vabbè, bravi Gwenfra e Arsum. Bravissimi. Non so, non mi è dispiaciuta, devo dire che la continuerei volentieri. Quindi se vi piace... tra i dialoghi, ma frasi brevi. Meno male, perché non c'è... il dialogo va avanti senza i miei click. Quindi io sto traducendo al volo perché me li togli i dialoghi. non mi aspetta. Perché è timizzato sulle parole, e quindi quando ho finito la frase lui cambia il dialogo. Quindi sto traducendo tutto al volo davvero. Sì, è così. Anche se lo garantisco presenza fissa, lo recupero poi nel caso, va bene. No, vabbè, mi è piaciuta, mi sembra che insomma qualcuno si sia fermato a guardarlo e sono contento. Vuol dire che insomma non è piaciuta solo a me. A questo punto direi che non resta che salutarci e vederci sabato alle 13, come sempre per l'episodio del weekend. Io vi ringrazio della compagnia e noi ci vediamo sabato, prima con Isaac e poi con una recensioncina così veloce, un'oretta di gioco nuovo. Un paio di giochi che voglio provare un sacco. Un paio di giochi che voglio farvi vedere perché così poi me li gioco. Va bene, io vi ringrazio, buonanotte a tutti e ci vediamo sabato. Ciao!